Mascaro Fiorita verso la candidatura? Lo schieramento di centrosinistra al lavoro per candidare il sindaco del capoluogo alla presidenza dell'ente intermedio resta sempre sul tavolo un piano B. Un'altra occasione persa per Lamezia Terme. Paolo Mascaro, sindaco della città della Piana, non riesce nell'intento di essere il candidato del proprio schieramento, tra le opposizioni più forti quelle dei rappresentanti del centrodestra lametino. Divorzio tra Campore e Amantea. Il Tar congela la decisione. Rinviato il provvedimento sul ricorso presentato dal Comune del Tirreno Cosentino contro la delibera del Consiglio regionale. Ai nostri microfoni il commento del Sindaco Enzo Pellegrino. Le storiche incompiute calabresi. Sulla Longobucco Mare i lavori sono stati avviati più di 30 anni fa. L'opera che dovrebbe collegare il comune della Silla Greca alla Statale 106 non è ancora completata e per i lavoratori non mancano i disagi. La schiusa delle Caretta Caretta, immagini emozionanti quelle registrate dai volontari del WWF, la schiusa di 60 uova lungo il greto del fiume Neto a Crotone. Ben ritrovati. Nuovo appuntamento con la nostra informazione. Apriamo subito con la politica. Prende quota nel centro sinistra calabrese l'idea di una candidatura del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, alla presidenza della provincia. Diversi i segnali in questa direzione, anche se resta sempre sul tavolo anche un piano B. La recente proposta di cambiare il nome all'aeroporto di Lamezia Terme, indicando Catanzaro quale capitale della Calabria e naturale riferimento di chi arriva nella regione, certo non ha aiutato. Sommerso da critiche e da reazioni ostili, anche da parte di esponenti che militano nella sua stessa area politica di riferimento, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita è stato costretto a precisare con una toppa che per molti si è rivelata peggio del buco. Pur a far fronte di questa promessa che certo non agevola, nelle ultime ore proprio il nome di Nicola Fiorita sta prendendo quota per la candidatura nell'alveo del centro-sinistra alla presidenza della provincia di Catanzaro. Diversi i segnali che arrivano in questa direzione dalla coalizione, a partire dalle pressioni anche trasversali e dagli endorsement che si stanno registrando verso Fiorita per arrivare alla situazione di stallo che si registrerebbe nel PD. Indiscrezioni darebbero per già avviata la raccolta firme. Perfiorita domani mattina, d'altro canto, è fissato il termine ultimo. Il centrodestra scarica invece Paolo Mascaro. Il sindaco di La Mezzia Terme non riesce nell'intento di essere il candidato del proprio schieramento fra le opposizioni più forti, proprio quelle che dei rappresentanti del centrodestra Lametino. Per il centrodestra, al netto di qualche difficoltà nella fase delle trattative, l'indicazione del candidato alla presidenza della provincia di Catanzaro ha riscontrato la sostanziale unanimità dei maggiorenti dei partiti della coalizione. Accorrere per lo scranno più alto di Palazzo di Vetro e candidarsi a sostituire Sergio Abramo sarà come è noto il sindaco di Soveria Simeri Amedeo Mormile nome proposto dal Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. L'esito di questo percorso suscita tuttavia nel centro-destra e non solo alcune valutazioni. Se Mormile riuscirà o meno a vincere saranno i sindaci e gli amministratori comunali chiamati al voto il 28 settembre prossimo a stabilirlo. Di certo c'è uno sconfitto, si tratta del sindaco di Terme Paolo Mascaro. Il primo cittadino della città della Piana ha coltivato l'ambizione di essere il candidato di centrodestra, soluzione che apparentemente era forse la più logica considerato il peso specifico della città che amministra ed il fatto che l'altra città, Catanzaro, è in mano al centro-sinistra. E tuttavia a conferma di un peso politico non apprezzabile Mascaro non è riuscito nell'intento. I rumors indicano proprio nella classe politica lametina di centrodestra alcune tra le resistenze più forti nei confronti di Mascaro. Alla base ci sarebbe un giudizio non solo amministrativo ma anche e soprattutto politico. Mascaro si dichiara di centrodestra, ha coltivato l'ambizione di esserne il candidato alla provincia trascurando il fatto, questa la valutazione che viene fornita a microfoni spenti, di dichiararsi apartitico e di avere all'opposizione in consiglio comunale i partiti del centrodestra. Consiglieri comunali dunque che si sarebbero trovati nella singolare veste di esprimere un giudizio negativo su Mascaro, quale sindaco della città, ed essere costretti ad esprimerlo positivo invece, quale possibile presidente della provincia. Passiamo alla cronaca. Notte di fuoco a Praia Mare. Una ventenne è stato vittima di un agguato, ancora sconosciuta la dinamica dell'accaduto. Il giovane, come appurato dai carabinieri giunti sul posto, è stato attinto da colpi d'arma da fuoco alle gambe mentre si trovava in via Aieta. Trasportato d'urgenza in ospedale ha ricevuto le cure del caso e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso continuano le indagini fo delle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore. Avviso di conclusione delle indagini per 23 persone coinvolte nel filone toscano della maxi inchiesta Nuova Narcos europea. A loro vengono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante mafiosa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, detenzione di droga ai fini di spaccio, favoreggiamento personale e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'inchiesta è condotta dalla DDA di Firenze sul traffico internazionale di cocaina in coordinamento con la DDA Regina e Milanese. Nel novembre del 2021 l'operazione ha portato ad un centinaio di arresti e ha messo in luce i collegamenti tra i trafficanti sudamericani e i sodali al clan Gallace di Guardavalle. In calo la percentuale è relativa alla dispersione scolastica in Calabria, ma i dati al sud restano nettamente peggiori rispetto al resto del paese e all'Unione Europea. Lo evidenzia uno studio di Save the Children. Sentiamo in Italia il 12,7% degli studenti non arriva al diploma perché abbandona precocemente gli studi. Il 9,7% con un diploma superiore si ritrova in condizioni di dispersione implicita, cioè senza le competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro o dell'università. Raggiunge invece il 23,1% il numero dei soggetti tra i 15 e i 29 anni che si trovano in un limbo, fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione. Il più alto tasso rispetto ai paesi dell'Unione Europea, dove la media è invece del 13,1, sono i dati che emergono dal rapporto di Save the Children, alla ricerca del tempo perduto, analisi delle disuguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana. Guardando in dettaglio i dati sulla dispersione implicita al termine del ciclo scolastico della scuola superiore, emerge una forte disparità geografica. Nelle regioni meridionali, osserva Save the Children, nonostante una riduzione consistente avvenuta nell'ultimo anno, in particolare in Puglia ed in Calabria, permangono percentuali di dispersi alla fine del percorso di istruzione più elevate rispetto alla media nazionale. Nel caso invece della dispersione esplicita, l'abbandono scolastico nella maggior parte delle regioni del sud va ben oltre la media nazionale, che è del 12,7% in Calabria, infatti si assesta al 14%. L'impoverimento materiale di bambini, bambine e adolescenti in crescita, nonostante gli sforzi compensativi, non è che la cornice di un quadro ancora più preoccupante, se possibile, per il loro futuro. L'impoverimento educativo sconta ancora oggi gli effetti di Covid e DAD, soprattutto tra i minori, già in svantaggio socio-economico. Nuovo sviluppo in merito alla vicenda del divorzio tra Campora ed Amantea, il TARRA congela, infatti, la decisione e rinvia alla prossima udienza la scelta di accogliere o meno l'eccezione sollevata dalla Regione di far valutare la sospensiva a reggio. Si conclude con un nulla di fatto il primo round sul ricorso per sospendere l'iter di separazione di Campora da Amantea davanti al Tar di Cadanzaro. Il Tribunale amministrativo regionale del capoluogo ha rinviato infatti la decisione sul ricorso presentato dal comune di Amantea contro la delibera del Consiglio regionale, che di fatto ha avviato l'iter per procedere alla fusione tra Campora San Giovanni e Serra d'Aiello e alla contestuale nascita della nuova realtà amministrativa di Temesa. Nell'udienza fissata questa mattina davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Capoluogo il Vicepresidente ha rimesso la decisione al Presidente Giancarlo Pennetti, oggi assente a Catanzaro. Una scelta dovuta alla delicatezza di una delle eccezioni presentate dall'Avvocatura Regionale. Costituitasi appena qualche giorno fa, chiamata a difendere Palazzo Campanella che aveva sollevato il difetto di territorialità. In particolare, stante la posizione espressa dall'Avvocatura Regionale, la valutazione del ricorso del Comune di Amantea dovrebbe essere compiuta dal TAR di Reggio Calabria. Ora resta da fissare la nuova data della prossima udienza per stabilire la fondatezza o meno dell'eccezione di territorialità sollevata dalla Regione, per poi entrare nel dettaglio della vicenda. E sulla questione abbiamo sentito il sindaco di Amantea, Enzo Pellegrino, che afferma sereno rispetteremo la volontà popolare. Il TAR rinvia la decisione sulla richiesta di sospensiva avanzata dal comune di Amantea per l'indizione del referendum da tenere nella frazione Cambron. Con tale richiesta di referendum alcuni cittadini della frazione Cambora riuniti in un'associazione hanno chiesto il distacco della frazione dal Comune da Mantea per essere aggregato al comune di Serra d'Aiello. Sulle motivazioni che hanno indotto i giudici amministrativi regionali ad adottare il provvedimento noi chiaramente non esprimiamo nessuna valutazione di merito. Confermiamo sin sì, da subito, così come già abbiamo fatto in ambito eh, durante la campagna elettorale, la nostra disponibilità a rispettare la volontà popolare, ove mai la Regione Calabria dovesse determinarsi a eh, consentire l'esecuzione del referendum secondo le modalità e i tempi che letteranno. Avviati oltre 30 anni fa, i lavori per il completamento della Longobucco Mare, che dovrebbe collegare il comune incastonato alle falde della Sila Greca e la Statale 106, attraversano una nuova fase di stallo. Sentiamo. Il sogno è quello di passare dal mare alla montagna, la Sila, in 20 minuti. Oltre 30 anni, però, non sono bastati ad alimentare questa visione, la Longobucco Mare, un'arteria che concettualmente si snoda lungo il greto del fiume Trionto tra il comune incastonato alle falde della Sila Greca e al momento solo in linea teorica, la statale 106. Sì, in linea teorica, perché ad oggi manca ancora l'ultimo lotto, quello che va dal ponte di Caloveto alla 106, che sia con innesto Mirto o contrada Foresta a Rossano, ed è questo amletico sbocco sul mare ad essere dibattuto, perché ad oggi quella strada si ferma dopo 11 km, ma la sua conclusione era stata avvolta dal mistero. Nel 1990 è stata messa la prima pietra ed è stata messa, diciamo, all'inizio di Longobucco, proprio sotto Longobucco e da lì è incominciata questa ricetta. Noi abbiamo avuto dei sentori che la strada non veniva finanziata allora 23 pullman, ricordo questa cosa specifica, 23 pullman e diecine e diecine di macchine ci siamo riversati sotto la giunta regionale per sostenere questa nostra idea. Da lì è incominciato il percorso, un percorso che poi ci ha portato ad un finanziamento di un primo lotto del, del progetto con la legge 64 per gli interventi straordinari per il mezzogiorno e da lì è un continuo via vai di riunioni con le varie giunte regionali che sono succedute, fino ad arrivare ad oggi. Oggi è in costruzione il quarto lotto, quello che dalla frazione destro arriva al ponte di Caloveto a lungo circa 6 km, lavori che dovevano ultimarsi nel 2018, oltre 4 anni fa, ma che ancora proseguono tra le mille difficoltà che incontrano i lavoratori. Suggestiva schiusa delle uova in un nido di tartarughe marine immortalata dai volontari della WWF in una zona impervia vicino alla foce del fiume Neto a Crotone. Le immagini non sono e non possono essere nitide, forse molti non sanno che è proprio al buio che il riflesso della luna sul mare rappresenta una sorta di faro direzionale, è così infatti che le piccole tartarughe dopo qualche tempo dalla deposizione delle uova lasciano il guscio, risalgono la superficie, conquistano la spiaggia e si dirigono richiamate dal mare e dalla loro natura verso quell'acqua che le vedrà vivere per moltissimo tempo. Le immagini emozionanti sono state registrate a Crotone vicino alla foce del fiume Neto, immagini che emozionano e che unite a quelle notissime lungo il versante ionico della provincia di Reggio Calabria ci dicono ancora una volta della straordinaria vitalità delle spiagge calabresi, paradiso dei turisti senz'altro, ma soprattutto di tanto altro. Si intitola Generations in Motion, la mostra inedita allestita nei locali della filiale catanzarese della Banca d'Italia, nata grazie alla collaborazione artistica e tecnica dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. La filiale catanzarese della Banca d'Italia apre le sue porte alla città e offre uno spazio espositivo inedito grazie alla collaborazione artistica e tecnica dell'Accademia di Belle Arti del capoluogo della regione. Si intitola Generation in Motion, la mostra che è nata dalla collaborazione tra i due enti ed è visitabile nei locali di Largo Serravalle nel centro storico di Catanzaro. Vogliamo dare un luogo in cui incontrare, un luogo un po' inusuale veramente, però un luogo in cui incontrare l'arte. Condurre delle riflessioni se si vuole approfondire delle conoscenze. L'arte fa parte della cultura, la cultura fa parte della storia e dell'anima e soprattutto della libertà di ogni cittadino. Le opere sono tratte dalla collezione dell'Accademia e sono state realizzate negli anni da artisti. Che hanno ricoperto, ricoprono un ruolo proprio all'interno della stessa Accademia. Non abbiamo proceduto con un meccanismo di scientificità legata ad un periodo specifico, ma abbiamo inteso a Campione scegliere delle opere esposte nell'interno dell'Accademia per immaginare finalmente di porre a festa un luogo importante come la Banca d'Italia. Bene, noi per il momento ci fermiamo qui, vi lascio come di consueto alla programmazione dell'Altro Corriere TV.